E con questa sono 7 sconfitte casalinghe, delle quali le ultime 4 consecutive. L'annus horribilis dell'Avezzano sembra non conoscere fine. Questa volta però i biancoverdi hanno dovuto soccombere contro un avversario di levatura superiore. D'altronde, se il Matelica di punti in classifica ne ha il doppio rispetto a quelli dei marsicani, un motivo ci sarà pure. Ma prima di parlare della partita vogliamo soffermarci al triplice fischio del direttore di gara, quando si è creato un mezzo parapiglia che per fortuna si è risolto senza spargimento di sangue, se non per il cartellino rosso rimediato dal capitano biancoverde Fanti, di gran lunga il migliore dei suoi in questa sfortunata domenica. Evidentemente la ruggine dello scorso anno non era stata dimenticata e il battibecco tra lo stesso Fanti e il tecnico ospite Tiozzo ha tenuto banco per diversi minuti. Un litigio che stava per coinvolgere anche il presidente D'Alessandro, ma il buon senso di altre persone che in quel momento stazionavano all'interno del campo, fortunatamente ha avuto la meglio. E torniamo alla partita che vede Giampaolo costretto a rinunciare al portiere Ander Sinato, infortunatosi ieri nella seduta di rifinitura, così che tra i pali va Fanti con Di Gianfelice impiegato nel ruolo di terzino e Besana in quello già collaudato di esterno di raccordo. Il Matelica ha spessore diverso rispetto ai marsicani, ma il primo tentativo è comunque dei padroni di casa, con questa azione manovrata che vede Di Renzo aprire a sinistra per Di Nicola, che gli ritorna il pallone. Di Renzo tira, ma senza ottenere i risultati sperati. Poi sale in cattedra la vice capolista, che confeziona una nitida palla gol sfruttando un errore in uscita dell'Avezzano. Florian entra in area e va al diagonale, ma Fanti è bravo ad intercettare a terra. 20esimo, Angelilli calcia dall'interno dell'area e Fanti ci mette ancora una pezza a colore. Biancoverdi costretti a subire il migliore palleggio avversario e su cross di Losicco la palla attraversa tutto lo specchio della porta locale e si perde dalla parte opposta. Ancora è sempre Matelica al 23esimo quando Florian elude la trappola del fuorigioco e tira incrociando verso il secondo palo. Fanti non ci arriva, ma in suo soccorso c'è il montante. La pressione ospite viene alleggerita da questo destro di Di Renzo dai 25 metri che frutta soltanto un po' di applausi, se non altro per il coraggio del ragazzo. 40esimo, altra occasione per i marchigiani con una combinazione tra Margarita e Florian, ma Fanti è in giornata di vena e intercetta anche questa volta. Poco dopo Samb completa l'ennesima prestazione in colore con un passaggio sbagliato che innesca il contropiede avversario sul quale ancora San Federico Fanti deve porre rimedio nel modo che vediamo. Spingi e spingi, alla fine il Matelica il gol lo trova. È la rete che poi deciderà l'incontro e che arriva proprio in chiusura di tempo. L'Avezzano perde palla sulla tre quarti ospite. De Santis avvia la ripartenza e apre a destra per Margarita, sul cui cross Angelilli si beve Di Gianfelice al momento del salto e batte imparabilmente Fanti con un azzeccatissimo colpo di testa. Per l'Avezzano sarebbe stato importante andare al riposo almeno in parità, ma bisogna dire che il Matelica ha meritato il vantaggio, che sarebbe stato più consistente se Fanti non ci avesse messo più di una toppa. E negli spogliatoi Giampaolo toglie l'evanescente Samb per far posto a Bruni. Passiamo ora a vedere cosa ha offerto il secondo tempo, che si apre con un tentativo di Florian, che scaglia un sinistro dalla distanza, obbligando Fanti ad alzare sopra la traversa. La replica biancoverde vede Padovani entrare in area in slalom, ma sul suo tiro l'Avezzano guadagna soltanto un corner. Al 20esimo i marsicani protestano per un intervento in area ai danni di Besana, che vorrebbe il rigore, ma il direttore di gara è di tutt'altro avviso. Un destro di Di Renzo al 23esimo viene intercettato da Avella, non senza qualche difficoltà. Adesso l'Avezzano allenta le maglie alla ricerca del gol del pareggio e al 27esimo, su ripartenza ospite, Pignat va via in velocità e cede alla corrente Angelilli, sul cui destro Fanti para nuovamente a terra. A questo punto dalla curva viene invitato l'allenatore Giampaolo ad andare via, perché la delusione per l'ennesimo risultato negativo porta i tifosi più accaniti ad invocare una sterzata che potrebbe anche rivitalizzare l'ambiente. Inutili pure gli 8 minuti di recupero concessi dall'arbitro e al triplice fischio si accende una discussione al termine della quale l'unico a rimetterci è il capitano Fanti, che rimedia un pesantissimo cartellino rosso. Il resto ve lo abbiamo raccontato all'inizio e domenica prossima allo stadio dei Marsi scenderà la San Giustese dell'ex Cerone.